16 anni di vita che ho vissuti così e quindi, come dire, tutto ciò che è aggregare, incontrare, conoscere, motivare, educare, produrre cultura, cercare di fare migliore noi stessi, almeno relativamente, ecco, noi arriviamo da lì. Stiamo parlando della cerniera che porta a gestire il potere. Rispetto a questa cerniera abbiamo preso in considerazione e abbandonato alcuni modelli tipici, almeno due li cito. Il primo è: il mondo del sociale ad un certo punto individua il proprio campione come una sorta di vergine sacrificale, e questo campione viene offerto sull'altare di qualche partito, fa il salto della triglia, va dall'altra parte, si candida, se bravo viene eletto. Questo è un modello classico. I nostri mondi fanno spesso così, hanno spesso fatto così. Riteniamo che questo modello sia del tutto insufficiente e inadeguato. Per diversi motivi, adesso non li approfondisco, ma normalmente quando il campione del sociale viene candidato, viene anche eletto e va dall'altra parte, quel rapporto virtuoso che si auspica prima tra mondo del sociale e partito in realtà si consuma molto in fretta, lasciando tutti insoddisfatti e lasciando il campione eletto spesso ostaggio di dinamiche che sono totalmente altre da ciò a cui lui era prima abituato, quindi insomma non serve a niente.